Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo dell'Atari ST, in particolar modo del manuale dell'Atari ST. Faremo un viaggio nel tempo nel bel manuale dell'Atari ST. Dopo aver visto infatti i manuali del Commodore 64, Apple IIe, Apple IIc, del Busso, dell'Olivetti Prodest, PC-128 e PC-128S, nonché del bel computer Acorn Archimedes, non si poteva non andare a esplorare in un antico viaggio nel tempo per guardare cosa c'era dentro il manuale dell'Atari ST. Manuale che era, questo è in inglese, e che è praticamente identico sia per il modello base quanto per il modello 1040ST. Questa è la versione del manuale utente in inglese e veniva dato sia, diciamo, all'Atari ST entry level quanto al modello superiore 1040. Andiamo quindi a scorrere questo bel manuale dell'Atari, di cosa era composto. Eccolo qui. Capitolo 1, cosa si trovava nel computer quando si sballava, come, diciamo, mettere accendere il computer, da cosa era composto il computer, e poi capitolo 2, capitolo 3, la tastiera. Capitolo 4 e 5 erano interamente dedicati al GEMOS, e da cui vedremo praticamente il GEMDOS era di fatto identico al sistema operativo del Macintosh, per cui si capisce come mai la Apple ebbe a trascinare di peso la Atari di fronte al tribunale per plagio di sistema operativo, in quanto il look and feel del GEMDOS era veramente identico a quello del Macintosh. Poi vediamo altri capitoli. Capitolo 6, come si utilizza praticamente i file, i dischi e le cartelle. Poi abbiamo una serie di appendici sul computer e poi un capitolo 7 precedentemente su che applicazioni potevano girare sul l'Atari ST. Andiamo quindi a vedere in dettaglio questo bel manuale. Eccolo qui, l'Atari ST era identico sia al modello più piccolo quanto a quello più grande, e chiaramente il design è identico all'Amiga. L'Amiga si è indubbiamente ispirato al successo dell'Atari. Vediamo un po', ecco che cosa c'era. C'era la presa per l'hard disk, c'era la presa per il floppy drive, c'erano due prese seriali, una modem, una per una stampante, un'uscita monitor, un'entrata MIDI e un'entrata MIDI in uscita. Poi abbiamo l'accensione, l'alimentazione, lo spinotto di accensione, il pulsante di reset, quindi il selettore, tutta la parte MIDI, quindi MIDI di entrata e MIDI di uscita, erano già di serie sul computer. Si capisce bene perché in Italia l'Atari ST fu considerato più che un computer di home computing, che costava molto di più, diciamo, dell'Amiga 500, ma costava la metà di un Macintosh, però aveva di serie appunto queste belle prese MIDI, quindi divenne l'Atari ST un bene strumentale per i musicisti, quindi un bene durevole che veniva utilizzato appunto per l'impiego delle tastiere. Anche l'Amiga avrebbe potuto gestire queste cose, ma diciamo l'Atari ST ce l'aveva già di serie. Poi abbiamo sul lato sinistro lo spinotto per mettere eventuali cartucce, mentre sul lato destro abbiamo le prese, una per il joystick e una per il mouse. Indubbiamente la macchina non era pensata, come si vede, per uno scopo videoludico, quindi home computing, perché erano solo due, una con il mouse e una per un joystick, quindi non c'era neanche una seconda presa per un joystick, per eventualmente un secondo giocatore. Unpacking the system, che cosa si trovava? Il monitor, chiaramente l'alimentatore e il computer. Eccolo qua, come si agganciava. Il monitor si agganciava al proprio spinotto, l'alimentatore esterno proprio come il Commodore 64 e come l'Amiga 500, quindi PIC20, Commodore 64 ebbero a riflettersi sull'architettura dell'Atari ST
il quale indubbiamente influenzò anche l'Amiga 500, il drive esterno che potevano essere collegati a catena, quindi un secondo drive si collegava a qui, questa invece era l'alimentazione del disk drive che era esterno. Eccolo qua, si attaccava il mouse allo spinotto, diciamo, della presa del mouse. I drive appunto a cascata venivano collegati, diciamo, due drive tramite i vari spinotti, un po' come una catena SCSI. Ecco, si incominciò a annusare l'odore del Gem DOS, che come si vede indubbiamente ricorda, incomincia già dalla prima pagina a ricordare, ahimè, il sistema operativo Macintosh in bianco e nero. Qui ancora più chiaro, ahimè, il cestino in basso a sinistra, qui veniva montata il floppy sulla scrivania, incominciamo ad andare male, si capisce il perché il Gem DOS fu trascinato da Apple in tribunale. I tasti funzione della tastiera, che indubbiamente il tasto retro, il tasto funzione, gli shift e quant'altro, il tastierino numerico, i tasti funzione. Ecco qui il come si è incominciato ad approcciare al Gem DOS, già qui si vede, si incomincia a sentire il profumo di Macintosh OS. Le tecniche infatti sono le stesse, abbiamo quindi il puntatore anche in bianco e nero con la freccettina proprio come il Macintosh OS, con l'utilizzo del mouse, con il mouse era a due tasti invece quello del Macintosh ha un tasto solo, poco male. Poi abbiamo le tecniche appunto di punta e clicca, la trasparenza delle icone quando venivano trascinate, la selezione proprio come nel Macintosh a gruppi, era proprio identico con il Gem DOS al Macintosh OS, ci credo che l'hanno portato in tribunale, proprio uguale. Anche qui le finestre, come si vede, ricordano tantissimo il system, diciamo, quelli vecchi, il 3, il 6 dei Macintosh in bianco e nero, quindi del Macintosh 128, 512 Plus e Macintosh Classic e anche Classic 2, perché anche quello aveva il monitor in bianco e nero. Come si muovono le finestre, uguale il resizing era proprio identico, proprio tale quale il Macintosh OS, che però i Macintosh costavano oltre 5 milioni di lire, questo costava 2 milioni e mezzo, la metà, e aveva anche le prese MIDI in mente, il Macintosh Plus non aveva le prese MIDI. Sistemi di fare i backup del sistema, le finestre erano probabilmente molto simili, con i tasti bianco e nero, con i pulsanti, proprio si erano nemmeno sforzati di farne, diciamo, una versione colorata in modo diverso e concepita in modo diverso. Infatti quello del sistema operativo dell'Amiga era anche lui a finestre, ma non aveva nulla a che spartire né come colori né come forma, per quanto le tecniche di trascinamento del mouse fossero state le stesse. Qui la preferenza sul pannello di controllo, addirittura il pannello di controllo, finestre proprio indistinguibili, sembra di stare su un Macintosh, né più e né meno. Più come poter vedere le cartelle, anche qui uguale, sputato identico al Macintosh OS, identico, che è razzolato su versioni di Macintosh OS precedenti al 7.1, sa che sono la stessa cosa. Vediamo un po', eccole qui si dava le informazioni sull'utilizzo del dischetto, utilizzo dei file, finestre proprio identica al Macintosh OS, né più né meno, è razzolato appunto sui sistemi operativi precedenti al 7, sa che sono identici su queste finestre con quelle dell'Atari, apertura chiusura di directory, applicazioni che potevano girare appunto sull'Atari, l'Atari Logo, l'Atari Basic e i programmi per il Gem.
una piccola sezione di problemi, come risolverli, come tenere pulito il mouse, un glossario che non fa mai male, l'appendice spiegata sui connettori nuovamente di cosa c'era collegato all'Atari ST, le specifiche tecniche Motorola 68000, 32 bit interni, 16 bit di bus, 8 MHz, c'era il 260 con 512K, il 520 ST con 512, 520 ST di 1 MB, poi c'era anche il 1040 che aveva già di serie 1 MB di nomi.